Continuando sul rapporto degli italiani con la Chiesa, lo strumento per esercitare il controllo delle anime è la confessione. E uno storico importante, Adriano Prosperi, di cui Ermanno sposa alcune tesi e le discute, ecco, ha sostenuto che a stroncare l'eresia in Italia non è stata l'Inquisizione, ma la confessione. È un paradosso brillante ed elegante. Io vorrei che Ermanno ce lo spiegasse. Adesso è un invito che io prendo con, come dire, con molta cautela, perché si tratta di entrare in una materia estremamente complessa e io vorrei evitare, non sono, ripeto, un tecnico, eccetera. Qualcosa l'abbiamo già detta quando abbiamo parlato di responsabilità e di rapporto con Dio, di mediazione, cioè di rapporto diretto con il proprio Dio e invece del rapporto mediato attraverso il prete. Che cos'è la confessione? È esattamente, come dire, lo strumento attraverso il quale il prete, la Chiesa, generalizziamo, la Chiesa esercita il suo controllo sulla società, no? Esercita il suo controllo e il suo potere sulla società. Questo è stato in modo esasperato diciamo, durante l'Inquisizione, perché diciamo, giustamente Prosperi fa notare come la confessione era in origine segreta, cioè il confessore, come l'avvocato, insomma, che difende cioè è tenuto al segreto professionale. Un segreto professionale era tenuto anche il prete. Poi dopo Pio, adesso non mi ricordo più quale Pio, ma un Pio Papa disse no, basta. A questo punto la segretezza non la vogliamo più. Perché? Perché attraverso la confessione non solamente doveva essere messo a nudo quello che è chiamiamolo l'eretico, eccetera, ma bisognava risalire a tutti i suoi amici, insomma, bisognava estendere, cioè, il controllo a tappeto attraverso una confessione che poi diventava delazione, in parole povere. Quindi, diciamo, è questa mediazione. Tanto più, qui provo ad addentrarmi, ma soltanto di poco poco, nell'aspetto tecnico del problema. Cioè, per la Chiesa opera una identificazione tra peccato e reato, no? Cioè, è il rapporto fra questi due elementi. Per cui, diciamo, il reato dovrebbe essere giudicato dallo Stato, dalla magistratura, quindi, eccetera. Ma la Chiesa ha sempre rivendicato, soprattutto nei tempi passati, di essere essa lo Stato, no? E quindi operava questa identificazione tra reato e peccato, commettendo errori paradossali, perfino il cosiddetto perdonismo. Io qui ho segnato una cosa di questo genere, cioè, che riguarda una lettera del cardinale Borromeo, non so se la trovo, siamo lì sempre, no, vabbè, ci rinuncio perché qua con gli appunti, se no non esco più. Il cardinale Borromeo scrive, non ricordo bene più a chi, e dice basta. Qui state esagerando con il perdonismo, perché si va da un rigore estremo, si va dal rogo, per così dire, invece al perdono facile, barattato, spesso barattato sul piano anche dei soldi, no? Voi sapete bene che Lutero condusse una battaglia straordinaria, cioè dei soldi, la compravendite. Quindi, diciamo, questa identificazione tra reato e peccato, però vi ripeto, trattandosi di materia
chi ha curiosità di questo genere, Adriano Prosperi ha scritto un libro straordinario, che si chiama Il Tribunale delle Coscienze, è un librone alto così. Chi vuole sapere qualcosa di più sulla confessione, che lui dice è stato lo strumento che ha governato l'Italia praticamente, e l'eredità di tutto questo le viviamo giorno per giorno. Basta pensare, qui io nel libro ne parlo a lungo, al rapporto tra per esempio i mafiosi e la Chiesa. E la Chiesa quanti occhi chiude, sa chiudere, ha chiuso nei confronti dei criminali. Quanti santini sono stati trovati nei covi dei peggiori assassini di questa terra? E perché sono stati trovati? E perché tanta santità in questi covi? Qui andiamo a scavare questo ambiguo e oscuro rapporto che intercorre tra questi personaggi e la Chiesa. E qui però ci addentriamo in un campo incredibile, preferisco limitarmi a quello che ho detto. Hai detto a sufficienza perché tutto sia chiaro e illuminato. Ecco, a proposito del pentitismo, a proposito del pentimento, questa disposizione del carattere italico generato anche dall'elemento confessione, io confesso così mi salvo, ecco. E non ti sembra che il fenomeno del pentitismo, che in Italia è stato abbastanza fiorente, soprattutto quando si doveva, e in qualche modo è stato anche utile, perché per debellare, naturalmente in piccola parte, gli effetti della criminalità, ci si è serviti molto di questo fenomeno del pentitismo. Mi ricordo che Spadolini lo appoggiò quando la magistratura in questo modo veniva a conoscenza, perché venivano forniti degli elementi a chi confessava le malefatte proprie altrui, degli elementi per salvarsi, soggiorni, quattrini, espatri e così via. Anche questo rientra nella fabbrica dell'obbedienza, e in qualche modo, secondo te, è stato davvero utile questo fenomeno del pentitismo per, non dico debellare, ma per arginare in piccolissima parte l'avvento, la crescita della criminalità, come accade ancora tuttora? La mia risposta è semplice, il pentitismo è un fenomeno prettamente italiano, no? O diciamo prevalentemente italiano, molto italiano. Non mi pare, che sono io che chiedo a te se mi sai dare esempi del genere avvenuti in altri paesi. Non credo. Già questo basta, diciamo, per così dire, un po' a bollarlo come? Negli Stati Uniti. La protezione dei testimoni è pentitismo. Cioè io credo che nei casi più recenti ai quali ti sei richiamato, eccetera, abbia funzionato, ma quello che discuto semmai è, come dire, l'origine di tutto questo. L'Italia, poi parliamo di pentitismo, l'Italia è il paese dei condoni, il gioco intorno a questo elemento è un gioco complesso e abbastanza sporco. Il pentitismo fiscale, insomma, quindi, io non nego che gli effetti in certi casi, cioè nella lotta per esempio alla criminalità, abbia potuto dare dei risultati positivi, per carità, però è evidentemente che è un, come dire, il caso di una malattia molto italiana, ecco. È un ingrandimento del commissario di quartiere, che ha sempre a disposizione qualche spia dall'altra parte che rivela come sono una sollecitazione, sì. Anche a essere delatori, eccetera. Ecco, voglio fare un azzardo. Questo fenomeno della confessione è, secondo me, diventata in modo macroscopico un fenomeno di massa. E perché? Attraverso la televisione. Voi vedete tanti programmi fotocopia, a cominciare dal Cadavolo di Capostipiti, che è il programma della De Filippi, e altri programmi, dove
c'è una quantità di gente anche insospettabile per quello che fa, per i lavori che fa, va a raccontare i fatti propri anche in modo francamente imbarazzante per chi ascolta. Viene contraddetto quel famoso emblema verbale, i panni sporchi si lavano in famiglia, che era anche un fattore di ipocrisia. Però qui siamo arrivati a sovvertire completamente, ed è francamente imbarazzante vedere mariti e mogli, figli e genitori, fidanzati e fidanzati, in che modo incredibile, ma truccati per l'occasione, si vede subito, freschi di parrucchiere, perché truccatrici e parrucchiere della televisione, prima che vadano in scena, li mettono in quelle condizioni di farci, ed è francamente imbarazzante. Quindi questa confessione, che esula dal rapporto faccia a faccia di chi si confessa con il prete del confessionale, è diventato invece un fenomeno di massa a portata di chi vuol sapere i fatti degli altri. Deriva da questo? Certo, mi pare superfluo qualunque cosa dica, vedi, c'è consenso generale, non c'è ombra di dubbio, è una forma di degenerazione di qualcosa che di quello che si è detto prima, insomma, poi non c'è mai fine, cioè il processo necrotico di certi fatti dura a lungo, ti porta a tutto, insomma. Ecco, di questo ne abbiamo parlato. A proposito tu prima citavi mancanza di sensi di responsabilità degli italiani. Credo di averlo detto anche la settimana scorsa quando sono venuto qui, ma ormai le occasioni sono tante anche di ripetersi, che tu hai usato una parola nobilissima, il senso di responsabilità, la responsabilità, eccetera. Chi avesse voglia di aprire il grande dizionario italiano del Battaglia trova 5-6 colonne di fila in 3-4 pagine che denotano gli usi di questa parola in tutti i settori, la vita sociale, il linguaggio comune, la letteratura e così via. È accaduto questo alcuni mesi fa, che questa parola, il cui senso è stato completamente stravolto. Perché quando un gruppetto di politici, capeggiati dal signor Scilipoti, pretende di chiamarsi e di fare riferimento ai responsabili, io credo che a vedere poi le cose che sono successe anche dopo, ma si poteva intuire anche prima, vedendo da chi veniva la proposta, chiamarsi responsabili denota un senso di irresponsabilità gravissimo. Con me.